5 tera, ma non saranno un po' troppi? Ciao e bentornati dal vostro LoreTech. Se qualche anno fa mi avessero detto acquisterai un hard disk da 5 tera, non ci avrei mai creduto. E invece è successo, ho bisogno di archiviare tanti dati ed è per questo che ho deciso di acquistare lui, Western Digital, un hard disk da 5 tera. In questo video vedremo l'unboxing, ma soprattutto faremo dei test con dei benchmark per verificare la velocità di lettura e scrittura di questo hard disk e se vale la pena acquistarlo. A questo punto direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito. Prima di cominciare con l'unboxing, vediamo la confezione. Sfondo arancione con il bianco, brand Western Digital 5 Tera. Qua abbiamo l'anteprima del nostro hard disk modello My Passport for Mac. Portatile storage USB-C Raider. Nella parte destra abbiamo password protection, USB-A, USB-C, 3 anni di garanzia. Per ogni unboxing che si rispetti, ci muniamo delle nostre forbici e lo andiamo ad unboxare. Questo l'ho comprato qualche mese fa su Amazon. Purtroppo la confezione è un po' danneggiata. Andiamo ad aprirlo e vediamo cosa c'è al suo interno. Ok, ah, perfetto, si apre a guscio in questo modo, un bel mattoncino. Allora, bel libretto di istruzioni che non ci servirà. Allora, qua abbiamo il cavo. Ok, ci danno anche questo adattatore da USB-C a USB-A, molto interessante. E qui abbiamo il nostro pezzo forte. Il nostro bel mattoncino, molto bello al tatto, colorazione grigio sul viola, non saprei dirvi, un grigio scuro che cambia colore, brandizzato Western Digital a rilievo. Molto bella questa trama antiscivolo con queste righe. Sì, è un grigio blu, ecco, adesso alla luce del sole si vede molto meglio. Nella parte posteriore riprende queste scanalature. Qui non c'è assolutamente niente. Qua abbiamo l'uscita per collegare il cavo. Ci dovrebbe essere forse qualche LED da qualche parte, adesso non lo vedo, più che altro per farci capire se è acceso o meno. Direi di attaccarlo subito al PC e testarlo. Lo andremo a testare con Windows, con Crystal Disk Mark e Aja e poi anche con il mio Mac Studio, visto che scrivono che è compatibile anche con Mac. Lo andiamo a collegare, utilizzeremo in questo caso la porta USB-C. Viene subito riconosciuto, perdiamo all'incirca purtroppo 500 giga, più si sale con il taglio, più si perde, quindi abbiamo un 4,54 tera. Vi consiglio di andare subito a formattarlo, lo formatteremo in NTFS, potete anche volendo cambiare il titolo. Lo andremo a collegare al mio Mac Studio, il LED nella parte frontale.
Beh, ragazzi, devo dire, sono rimasto molto contento. Velocità di lettura e scrittura intorno ai 100 mega. Non avevo dubbi. Western Digital ci dà comunque sempre una certezza di affidabilità nel tempo. Non è il primo che utilizzo, ne ho avuto tanti. Mi piace tanto il cavo con la possibilità di avere questo adattatore, così potete collegarlo veramente dappertutto, sia USB-A che anche USB-C. Adesso però voglio sapere la vostra. Che hard disk utilizzate per l'archiviazione? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Il prezzo è intorno ai 70-80 euro, quindi molto concorrenziale. Se vorrete acquistare questo hard disk come backup per i vostri file, magari foto, musica o video. Nelle prossime puntate vedremo un software indispensabile se possedete un hard disk o un SSD Western Digital. Per cui mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, ne vedremo veramente delle belle. A questo punto non mi resta far altro che salutarvi da Western Digital e Loretech era tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!